professore, ed è quello che è avvenuto, ed è misterioso almeno per me. Magari forse tu, che sei stato tanto più vicino a Francesco negli ultimi tempi, questo mistero lo potresti penetrare meglio di me. Per me è stato sempre un mistero la parabola di Francesco. Tutti penso che sappiamo qual è stata la parabola di Francesco, una parabola che ha avuto a che fare con la depressione, e però io non penso che noi dobbiamo parlare di questo, perché questo film, per esempio, è stato il suo primo film da regista, è stato un momento di grande energia vitale, è stato un momento di grande buon umore, insomma è una commedia, bisogna divertirsi, Francesco voleva divertire, quindi io non penso che noi nel presentare un suo film dovremmo parlare della sua depressione. Ok, non c'è più. C'è il film, ci sono tanti altri film che ha fatto, c'è tanta gente che lo adora e se lo merita. Poi andate a scandagliare il perché Francesco è caduto in un buco nero, io perlomeno questa cosa non l'ho mai capita. Io ricordo Francesco per tutti gli anni che l'ho conosciuto e l'ho frequentato come un ragazzo pieno di curiosità, pieno di ambizione, pieno di vita, pieno di energia, che si emozionava facilmente per tutto quello che gli avveniva, tutto quello che ci avveniva, che ci è avvenuto, tutti i viaggi che abbiamo fatto insieme, l'America, il Festival di Sanremo, le serate a suonare la chitarra e a cantare. Francesco era questo per me. Sì, con un velo di malinconia, certo, chi non aveva, anch'io ce l'avevo il velo di malinconia, cioè chi aveva un velo di malinconia in questa bella faccia buffa che c'aveva, però c'aveva pure una curiosità smodata per la vita, una curiosità smodata per le donne, per tutto. Quindi io Francesco me lo ricordo molto molto vivo, vitale, e basta, non dico più niente, adesso parla l'altra, non lo sa, è il seguito di un film di successo che si chiamava Io chiaro e l'oscuro, che ebbe un grandissimo successo, fu veramente un boom al botteghino, rimase 6 mesi in prima visione, e quindi Goffredo Lombardo ebbe l'idea di dire rivoglio dopo un paio d'anni gli stessi personaggi di Io chiaro e l'oscuro, però in un'altra avventura, diciamo, li mettiamo in un altro scenario. E questo è stato il film in cui Francesco per la prima volta ha avuto il coraggio di esporsi come regista. Io non sono brava con gli aneddoti, sono passati veramente tanti anni, per cui non è facile ricordare, però ricordo il Marocco, perché noi abbiamo girato moltissimo, in parte a Roma ma un bel pezzo in Marocco, e ricordo il primo Chuck l'abbiamo fatto a Tangeri, nella casba di Tangeri, e ricordo Francesco, lo guardavo, volevo vedere qual era la prima mossa che faceva la regista, perché, e penso che anche lui non sapesse quale sarebbe stata la sua prima mossa. Io vidi, insomma, ci mettemmo tantissimo tempo a cominciare a girare, cioè come se lui avesse, credo che ha avuto un momento, forse ci ha avuto pure un momento di panico, non lo so, però mi ricordo che non abbiamo girato per ore, poi c'è stato un conciliabolo in un angolo con Di Giacomo, che era il direttore della fotografia, e finalmente alle 5 del mattino abbiamo cominciato a girare. E poi siamo andati avanti lisci per un paio di mesi. Allora a quell'epoca si girava anche per 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non mi ricordo, ricordo che le riprese erano abbastanza lunghe.